Abbiamo un problema oggettivo nelle giovani coppie, abbiamo un problema oggettivo nella creazione delle famiglie, dell'autosufficienza dei nostri giovani, delle famiglie d'appartenenza. Questo è uno dei problemi sociali che oggi abbiamo più grosso e forte e non rimandabile, non nello ius soli, non nello ius sanguinis, perché se, come diceva Facci, è equiparato, ma sono equiparati anche tutte quelle che sono i sostegni. Quindi al di là, perché la cittadinanza, oltre il diritto di voto, abbiamo detto che è quasi parificato, quindi rischia di essere una discussione estremamente ed esclusivamente ideologica. Quindi a una proposta ideologica ci sono state risposte al pari ideologiche, quindi un arroccamento in preparazione della campagna elettorale, però fatte anche da chi lavora gomito a gomito con queste persone, che dà da lavorare a chi è venuto in Italia, che gli insegna anche l'italiano lavorando. Quindi cerchiamo di avere anche rispetto, un po' più di rispetto del consiglio e delle posizioni di tutti i consiglieri. Quindi chiedo solo una cosa ai consiglieri: quando vogliamo impegnare questo consiglio per discussioni appunto da campagna elettorale, perché da qui a 6 mesi, da qui a marzo, capite bene che o ci mettiamo a fare 2 o 3 consigli al mese, oppure rischiamo che appunto altre questioni, biblioteca, ne abbiamo già parlato, altre cose, avremo questioni da approfondire. Dovremmo fare una scelta. Nella Capigruppo forse ci converrebbe maggiormente parlare delle questioni prettamente territoriali, anche perché altrimenti la campagna elettorale entrerà nel vivo. I temi da portare saranno tanti. Se il Partito Democratico in 5 anni non ce l'ha fatta a portarlo, questo tema, appunto, ripeto, può darsi che non ce la possa fare. Chiudo con questo fatto. Secondo voi, cosa dovrei... Lo so per la legge, per giurisprudenza, per altre cose, che cosa devo fare, lo so benissimo, ma vi chiedo con voi. A un cittadino italiano che gli viene data la cittadinanza, io ho un mio delegato, quindi un assessore, un consigliere che può dare la cittadinanza italiana. Se bisogna leggere un giuramento di essere fedeli alla Costituzione, quindi che non dovrebbe essere un atto dovuto, dovrebbe essere un atto di fronte a un pubblico ufficiale. Se chi viene e non legge correttamente questa frase, nonché credo che se la possa aver letta e riletta e riletta prima, quindi sapeva che cosa doveva leggere, nonostante quello non riesce a leggere neanche una sola frase, cosa dovrei fare? La legge so benissimo che mi impone che è praticamente un atto dovuto, però capite bene che chi non sa una parola di italiano, quindi può essere una stortura dello ius sanguinis. O qualcosa da migliorare di questa legge. Che si possa parlare di miglioramento di questa legge, appunto, ne abbiamo parlato, chi è stato sindaco lo sa, ma chi ha assistito a una delle cerimonie di giuramento l'ha visto, qualche sindaco si è rifiutato di darla, poi è arrivato l'ordine della prefettura di doverla darla a forza. Non è bello. Non è neanche bello che un cittadino italiano ben integrato, ben acculturato, straniero che vuole diventare italiano ben acculturato, deve aspettare più di 3 anni per una cittadinanza. Perché la prefettura ci mette più di 3 anni? Provate a pensare se noi ci mettiamo più di 3 anni per dare una carta d'identità. Forse la volta dopo non veniamo rieletti, probabilmente. La prefettura non cambia Completamente nulla, non c'è d'accordo. responsabilità politica, non c'è responsabilità. Oltre 3 anni, ecco, quindi forse ritorno all'aggiornamento di prima, anziché alle province, forse altri enti, insomma, andavano un po' modificati. Bene, altri interventi? Credo che abbiamo parlato quasi tutto, ma andiamo al voto. Ok. Sì, prego. Sto aspettando.
favore. Il nostro gruppo voterà a favore avendola presentata e condividendola anche nei contenuti. Io ribadisco due o tre concetti generali. È un esercizio di democrazia, è un esercizio di libertà, è un esercizio di civiltà. Questo è lo ius soli, così come è stato previsto dalla norma. Condivido i contenuti di chi mi ha preceduto, quindi del consigliere Zagnoni, Pesci, Smeraldi e Cavani, nei contenuti, quindi li faccio miei e non entro di più di tanto nel merito. Però due cose lasciatemelo dire. Io penso che abbiamo ragionato di piani diversi. Chiunque di noi, anche il Partito Democratico, non tollera persone che non, come si può dire, seguono i principi della Costituzione, non tollera chi delinque, non tollera chi non si comporta in maniera civile e che non si adatta e si conforma alle regole della convivenza, appunto, civile. Di qualunque colore sia la pelle, di qualunque etnia appartenga, e se sa parlare italiano non sa parlare italiano, chiunque. Così come autoctoni sono persone da evitare per la bassezza dei valori morali che hanno, e, insomma, i processi penali sono anche pieni di persone che portano cognomi italiani, così come altrettanto ritengo possono esserci dei ragazzi che sono nati con un cognome diverso, che sono amici dei nostri figli, che con i nostri figli frequentano le scuole, che con i nostri figli vanno all'oratorio a giocare a pallone, che con i nostri figli condividono speranze per un futuro migliore e di integrazione. Io conosco persone splendide che hanno un cognome straniero, che devono fare fatica il doppio di qualunque dei nostri figli per raggiungere gli stessi risultati. Persone che si alzano la mattina presto, che accudiscono la casa, che vanno a scuola, che studiano e la sera vanno a lavorare per portare i soldi a casa. Molti di questi si sono laureati a pieni voti perché la scuola, l'assessore poteva fare un intervento anche sul come intende integrare e fare politiche di integrazione all'interno in collaborazione con le scuole. Mi risulta che siano maggiori gli stranieri che hanno ampie valutazioni. I piani sono diversi, la differenza per me rimane un valore, generalizzare e rimane invece sempre un difetto. Quindi la cosa che mi sorprende e che domanderò in sede opportuna è quale politica di integrazione ha in testa questa amministrazione, e soprattutto ricordo a chiunque di voi che se aprite i social, le ultime fake news o le balle raccontate sono per il 99% balle che vengono messe in giro da persone anonime che si nascondono dietro falsi profili e che fanno dell'attacco allo straniero, all'immigrazione, un elemento di, come si può dire, ulteriore divisione e di, come si può dire, terrorismo civile. Io ritengo e ribadisco, questo è un esercizio di democrazia, di libertà e di civiltà che chiedo di sostenere. Bene, possiamo andare al voto. Ok. Allora, punto numero 7, mozione pervenuta dai consiglieri del gruppo Partito Democratico a sostegno del progetto di legge sullo ius soli. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Nessuno. Allora, sono 5 minuti a mezzanotte. Io direi, no, attenzione, allora, c'era previsto l'aggiornamento della seduta a venerdì, però io direi di saltare, cioè rinviamo al prossimo consiglio il vostro ulteriore ordine del giorno, mozione, scusate. Cioè, non fatemi fare un consiglio, un aggiornamento venerdì con anche il rischio che magari viene anche della neve se va male. Non c'è il rischio, c'è la certezza. Come? Io vi invito a leggere il patto sottoscritto in provincia anche dal comune di Vignola con tutti i sindaci
che già tiene tanti, ci sono tantissimi punti che contengono già quel svuotano molto quell'ordine del giorno, nel senso che già recepiscono tante cose, anzi sì, ne mettono tante ulteriori dopo ed la è metà fatto di dicembre, in maniera anche di congiunta con tutti gli altri, quindi sarebbe centrale la discussione, ma nei fatti è già stato adottato, quindi parte, quindi se la discussione viene fatta anche fra 15 cioè, giorni non... Cioè non è per non, cioè non è che lo voglio discutere, cioè se partiamo stiamo qui un'altra ora e mezza, avete visto? No, posso però? Posso? No, posso? Di Paola, di. Mi sembra un punto sul quale forse la discussione, a meno che la maggioranza non intenda ribadire nei contenuti, stante anche la premessa del sindaco, che di fatto è la continuazione dell'iniziativa che l'assessore Massa ha di fatto fatto in occasione del 25, che fa una premessa di contesto e quindi che richiama dei contenuti che io non richiamerò perché l'avete già avuta tutta e quindi è sotto la vostra, l'avete già letta, quindi è inutile che la tratti, quindi la do per letta. Quindi ci sono dei contenuti di contesto, ci sono degli impegni che, come diceva anche il sindaco, sono anche in qualche modo presenti nel patto. Io penso che questo, come ci siamo detto il 25, rappresenti e quindi rafforzi un elemento di contesto territoriale nostro che no, era voglio, nei no, Paolo, contenuti dell'assessore anche Massa allora, e nel, nella okay, iniziativa no, voglio di sapere domenica una cosa, quindi non, secondo non me la possiamo trattare in 5 minuti allora, ecco. Appunto, cioè io sarei per rinviarlo al prossimo consiglio comunale, quindi non a venerdì, non facciamo con il rischio che magari viene anche della neve dopo, poi chi viene da lontano. Ecco, no, cioè c'è della gente, cioè. Ah, la votiamo subito così? No, allora Paola, insomma, se iniziamo la discussione su quella roba qui, stiamo qui un'altra ora. Io non voglio tenere qui ancora il Consiglio Comunale un'altra ora. No, la rinviamo al prossimo consiglio, ma non è che non la, cioè la rinviamo, non è che la cestiniamo. Cioè, ma che cosa vi cambia? Cioè, è mezzanotte. Cioè, abbiamo fatto, è dall'inizio della legislatura che facciamo dei consigli che diamo sempre all'una e mezza alle due. No, stavolta siamo qua. Poi domani sera c'è l'unione. Ho capito, non pensavo che fosse un ordine del giorno che potesse dividere e riprendere la discussione che abbiamo fatto prima di un'ora sullo Ius Soli. Ma ti assicuro che sarà di un'ora anche questa discussione. Beh, allora mi cioè, sono, è sempre mi così sono, Paola, perché no, deve allora essere diversa. Mi sono sbagliata forse nel fare alcune valutazioni di presupposto. Cioè, non è che possiamo in 10 minuti... Cioè, secondo te in 10 minuti parliamo di tutto, cioè di un argomento così importante? Cioè, creiamo un precedente, diamo per letto un ordine del giorno, votiamo senza discussione. Ah, se volete che facciamo così, facciamo così. Cioè, è più utile la discussione che il voto, perché il voto. Esatto. Io vi chiederei piuttosto, ma cosa c'è di diverso rispetto al patto dei sindaci? Allora, ci sono già tutti quegli impegni lì. No, però non iniziamo la discussione su quella mozione qua. Allora, io vi faccio quella proposta qua. Allora, lo rinviamo al prossimo Consiglio Comunale, qui in dicembre. Adesso vedremo quando farlo, forse ne faremo anche un paio. Siamo d'accordo? Non viene cestinato, ok? Benissimo. Lo discutiamo al prossimo Consiglio Comunale utile, va bene? Presidente. No, visto che è vostro, mi date una risposta, per favore. Presidente, forse... Appunto, io guardo, sto guardando la tua capogruppo e lì forse... che mi guarda, che sembra stralunata. Scusami, Paola. È per la veemenza che tu con la quale stai esercitando il tuo ruolo, è solo per questo che ti sto guardando un po' stralunata. No, perché non lo secondo so. Me, da un presidente di consiglio, mi aspetto un tono di però, questa invece. Però è una questione. No, una richiesta bene. Seria, però, Graziano, visto va che bene. Le mozioni ci impegniamo a mandare giustamente in tempo per la capigruppo, cui vengono presentate, eccetera.
io chiedo, piuttosto che dover sempre rimandare dei punti oppure andare all'una, alle due, come dice giustamente Valmori, visto che la capigruppo funziona per organizzare i lavori del Consiglio, se si presume che ci siano punti che possono allungare la discussione, convochiamo il Consiglio un po' prima, anziché alle 8:30, anche, alle 7:30. Sì, va bene, anche. Se ce le dite nella capigruppo, le domande d'attualità lo sai anche te che sono d'attualità, e quindi è evidente, no, che non quelle d'attualità, vabbè, sono domande d'attualità. Guardate che qui ci possiamo impegnare a qui sti consigli comunali qua si allungano innanzitutto perché alle primi 40 minuti abbiamo sta roba qua delle interpellanze che non le ha mai fatte neanche Smeraldi. No, quando eri sindaco, a Todet. Volevo dire, non l'ho detto. Comunque, allora, visto che c'è l'audio, no, e anche il video, io non posso pensare che un punto di questo genere, con la rilevanza che l'assessore e io condividiamo, perché mi sembra che i presupposti fossero quelli, in presenza di una maggioranza che ha già la che sta per uscire, sia del tutto inappropriato. E no, lasciamo perdere, ragazzi. Posso? Credo, Smeraldi, di qualcosa tu. Credo che sia. Dico questa volta, però dammi una mano. Credo che sia corretto rimandare la discussione di questo punto. Credo anche che sia corretto che nel prossimo consiglio sia il primo punto l'ordine del giorno. Ci mettiamo d'accordo.